È evidente quanto semplice. Nulla di tutto ciò deve essere interpretato come mera sintesi estetizzante oppure di superficie, ma invece come frutto di approfondite analisi, studi ed ipotesi sostenibilmente adogmatiche. Eppure nella Bibbia trovate eternità a ogni piede sospinto. Leggete continuamente eternità, eternità, eternità. Sul termine Dio poi ci torniamo, perché ovviamente è quello l'aspetto fondamentale, ma sull'eternità, per esempio, vi do una curiosità. Questa è la fotocopia di una pagina di uno dei tanti dizionari di ebraico aramaico biblico, un processo, diciamo così, di spiritualizzazione dell'interpretazione dei testi. Perché evidentemente pare, perché questo è presente non soltanto lì, ma in contemporanea avviene in India, avviene in Cina. Il concetto di bene e male intanto è un concetto assolutamente soggettivo e culturale, cioè nel senso che il bene e il male lo stabilisce ogni singola cultura. Cioè, voglio dire, quando i missionari andavano a convincere gli antropofagi che era male mangiare i cadaveri dei parenti, loro dicevano: perché secondo voi è meglio farli mangiare dei vermi? Senti, è l'artefice della fabbricazione del Sapiens o di quella razza speciale Adamo ed Eva? Probabilmente di tutte e due, nel senso che la prima purificazione l'ha fatta lui e poi gli altri gliel'hanno fregato. Visto che ha detto che ci sono delle relazioni tra la guerra dell'ISIS in questi giorni e quello che ci stanno per svelare, dove lo troviamo scritto? Quello che sta succedendo, non che sia tutto scritto, no, ho detto che ciò che fa l'ISIS è di fatto l'esecuzione degli ordini che lui dava ai suoi, ma non è che dico che adesso c'è lui che dia gli ordini, no, cioè l'ISIS sta facendo ciò che lui chiedeva ai suoi, ma non ciò che sta per succedere, perché questo non è il Coelet. C'è scritto che tra l'uomo e l'animale non c'è nessuna differenza, quando muoiono tutti e due finiscono nella terra, che non so se sia vero o no, ma nella Bibbia c'è scritto questo. Quando sono uscito da casa mi sono sentito abbastanza stupido, adesso ho trovato una persona più stupida di me. Ok. Mi fa sentire meno solo. No, guardi che glielo dico sorridendo, perché ho capito. Sì, ma ci mancherebbe. Grazie, ci capiamo.